raccontano le storie delle maestranze che le hanno forgiate, facendo rivivere il contesto storico-artistico in cui sono nate. Sono opere d'arte presenti nei musei vaticani, realizzate da artigiani siciliani, protagoniste della mostra Sicilia Ritrovata, allestita nel Museo Diocesano di Monreale. Opere che per la prima volta escono dalla loro prestigiosa dimora, i Musei Vaticani, per tornare da dove sono partite, la Sicilia. Si tratta di una operazione di grandissimo rilievo, perché è la prima volta che avviene, ma anche perché ha messo in sinergia tante persone animate da buonissima volontà, da grande desiderio di esprimere appunto questa solidarietà, questa vicinanza nel proporre l'opera d'arte, a prescindere dal fatto che sia gelosamente custodita in questo o quell'altro luogo. Nel caso particolare si è trattato dei Musei Vaticani per un verso e per altro verso della Santa Casa di Loreto. Un atto d'amore verso la Sicilia, così è stata definita la mostra dal direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, che assieme a Maria Concetta di Natale ha curato l'iniziativa. I Musei Vaticani sono i musei del mondo e avere affidato a noi, al piccolo neonato Museo Diocesano di Monreale, che ha appena un anno di vita, questi capolavori di opere d'arte, sì siciliane ma ormai dei Musei Vaticani, è stato sicuramente qualcosa che ha gratificato tanto il museo e tutto lo staff che si è occupato della mostra. La mostra è anche un'occasione per presentare al pubblico il pregiato corredo d'altare della Santa Casa di Loreto, di recente restaurato in maniera accurata proprio nei laboratori dei Musei Vaticani. Un trionfo di corallo e rame dorato, opera delle maestranze trapanesi del Settecento. Non soltanto questi manufatti sono venuti a conoscenza, ma anche gli autori, gli artisti, gli artigiani, gli argentieri, gli orafi, i corallari e poi i committenti, come questo principe di Caracciolo di Avellino, che è stato il committente e il donatore di questo corredo di corallo, che ha avuto tutta una storia assai articolata, che nasceva come un'opera profana, come un baldacchino da letto e che poi è stato trasformato in un prezioso arredo sacro per la Santa Casa di Loreto, per la Madonna di Loreto. Due i raggruppamenti stilistici dell'esposizione, corrispondenti ad altrettanti momenti dell'oreficeria siciliana. Un nucleo medievale, espressivo della ricchezza culturale normanna, e un nucleo moderno, esplicativo del barocco siciliano. Il tutto incastonato in un museo fortemente legato alla zona che lo ospita, Monreale. Il Museo Diocesano è un museo davvero particolare perché si lega al contesto della sua diocesi, ancora di più si lega alla cattedrale. Dal museo, già nella prima sala, nel Salone San Placido, si è subito in contatto col chiostro dei Benedettini, col chiostro annesso al Duomo di Monreale. Basta salire al primo piano per affacciarsi all'interno del Duomo e vedere i mosaici. E che dire del panorama sulla Conca d'Oro? Quindi è un museo che dialoga col territorio, oltre ad esporre le opere del suo territorio. La mostra Sicilia Ritrovata resterà aperta sino al prossimo 7 settembre.